Sì, oggi abbiamo parlato di educazione finanziaria, legato sia a quelli che sono i livelli base di diffusione di queste competenze economico-finanziarie, quindi della scarsa alfabetizzazione finanziaria che si riscontra non solo in Italia, però in Italia è sicuramente un tema critico da affrontare con appropriate politiche, perché ha risvolti non soltanto per le scelte individuali che ognuno di noi compie come un consumatore, come una persona che deve decidere come distribuire i risparmi, gestire i risparmi nell'arco della propria vita, sia come scelte che riguardano anche il nostro ruolo di cittadini, quindi scelte elettorali, perché capire un po' di economia e finanza ci aiuta anche a capire quali sono i contenuti delle politiche pubbliche per quello che riguarda la loro componente economica. Quindi cos'è un bilancio dello Stato, se si può aumentare la spesa pubblica contemporaneamente a un abbassamento delle tasse e così via. Abbiamo concluso poi questo panel molto interessante parlando di quelli che sono quello che è il futuro dei programmi di diffusione dell'educazione finanziaria che si spera presto entrerà nelle scuole in Italia, quindi coinvolgerà i ragazzi, gli alunni e le alunne delle scuole primarie e secondarie, e anche dell'importanza che avrà lo sviluppo di appropriati materiali per garantire un innalzamento di queste competenze per chi a scuola non è più e quindi si trova a dover prendere decisioni da adulto o in età un po' più avanzata, decisioni che hanno un effetto sulla propria vita.